Buonasera, siamo di ritorno dallo sposalizio del mare 2011, 2012 stile Pisano, questo va ricordato. Speriamo di fare tanti altri, più che altro speriamo di poter trovare altre imbarcazioni per fare un bel corteo fino al mare, quello sì. L'esperienza è bellissima, penso da ripetere anche in futuro, anche perché mi ha fatto vedere Pisa dall'Arno, cose che non avevo mai visto. Grazie. Allora, volevo presentare Francesco, che è il maestro d'arme della Compagnia dei Balestrieri di Pisa. Vorrei ricordare che i balestrieri di Pisa hanno fatto tanto per la storia della città, considerando anche che erano imbarcati sulle navi fino al tardo Medioevo, quindi era un corpo importante nella tenuta della città. Le impressioni sono come sempre ottime, perché quando si parla di Pisa siamo sempre contenti. Questa quarta edizione c'era gente nuova, gente che è uscita col sorriso sulle labbra per aver passato un par d'orette in compagnia e soprattutto alla scoperta di cose che magari non sapevano di Pisa, e questo è il nostro, insomma, maggior successo. Perché sicuramente tutte le città marinare che campavano con il mare, e come ha detto Fabio, le vie d'acqua erano essenziali per vivere, il rito era sposarlo questo mare, cioè rendergli omaggio al mare, e allora veniva fatto lo sposalizio del mare. Nel 1581, quando Michel de la Montagne, un francese, viene in Italia per descrivere il bel paese e scrivere un libro sull'Italia, viene a Pisa, viene a San Piero, nella zona dove siamo adesso, trova la basilica e trova, diciamo, uno scolo di persone in barca che va verso la foce del mare. Lo richiede come mare questa cosa e lui fa: noi si fa lo sposalizio del mare che i nostri antichi tenati facevano per portare rispetto al mare, dato che il mare li porta da mangiare, oltre che la gloria, i monumenti, i palazzi, ma più che altro porta da mangiare. E allora lui si incuriosì e scrisse su questo libro dell'Italia che a Pisa ha trovato questa cerimonia.